Oggi parliamo di come prevenire il rischio di cadute negli anziani. La prima causa di morte negli anziani negli Stati Uniti è causata dagli esiti di frattura al femore. È molto molto importante non cadere o evitare di cadere il più possibile, soprattutto negli anziani. Come fare a prevenire questo con la chiropratica? Beh, ci aiuta la dottoressa Heidi Havig. Guardate, in questo bellissimo libro ci spiega l'esempio con questi due puntini. Vedete questi due puntini? Sono tutte e due grigio scure. Almeno noi li percepiamo, li vediamo come grigio scure. In realtà uno è più chiaro e l'altro è più scuro. Questo esempio per dire che il nostro cervello si adatta un po' a tutto quello che ci succede, ma nel caso degli anziani non si rendono neanche conto di avere un problema fino a quando il problema non sussiste, ossia cadono. Queste cadute derivano spesso da un malfunzionamento della regione cervicale o di una parte della colonna vertebrale. In chiropratica questo malfunzionamento si chiama sublussazione vertebrale. Una sublussazione vertebrale o una serie di sublussazioni vertebrali possono creare un'interferenza neurologica, ossia il cervello non percepisce in maniera corretta ciò che gli dice il corpo e il passo è rallentato piuttosto che l'equilibrio non è ben assestato. Pertanto, liberare la colonna vertebrale, soprattutto la regione cervicale, dalle sublussazioni aiuta il cervello dell'anziano a essere meglio in equilibrio. Infatti, non a caso il dottor Roger Sperry, premio Nobel per le ricerche scientifiche del 1991, dice che il 90% della nostra energia viene speso per mantenere l'equilibrio e il 90% dell'ossigeno al cervello deriva dal movimento libero della colonna vertebrale. Perciò a tutte le età, ma soprattutto nella terza età, è fondamentale farsi seguire da un bravo chiropratico per controllare che non vi siano subluxazioni vertebrali che interferiscono con il sistema nervoso e per avere un migliore equilibrio e prevenire le cadute. Se siete nella terza età e vi è piaciuto questo video, mi raccomando, non tenetelo per voi, condividetelo con i vostri amici perché ne hanno bisogno tutti. Ciao!